Una notte di sballo, poi la tragedia. Secondo gli inquirenti, l'ipotesi più probabile è che la causa della morte di una 19enne avvenuta in una discoteca dell'Empolese sia l'abuso di alcol e droga. La giovane ha accusato un malore attorno alle 4 del mattino. Vana la corsa dei sanitari per tentare di rianimare Erika. Sul posto è arrivato prima il magistrato della procura fiorentina, che ha aperto un'inchiesta, poi da Livorno i genitori della ragazza. Il loro strazio si è trasformato per la madre anche in un malore. I carabinieri hanno sentito gli amici della giovane per ricostruire lo svolgimento della serata. I militari hanno anche posto sotto sequestro il locale molto noto nella zona. Si tratta del Jais, ex tempio toscano della musica techno, che doveva festeggiare la riapertura dopo un non lungo periodo di inattività.